Hey coach, ben ritrovati dal vostro Andranik 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Siamo nel nuovo evento, siamo a North Vista, ovvero a St. Petersburg in America. Abbiamo a che fare con Crystal Comadamone. Io intanto sto iniziando a dare le anime perché sarà una di quelle cose che troveremo nelle missioni. Faccio una cosa veloce e poi vi leggo tutte le missioni, ve le traduco tutte quante in tempo reale. Vi dico subito che nella slot kai di questo evento la cosa più interessante è Senilfior Crystal, e se vi interessa due Scarab se non l'avete ancora preso. Per il resto, personalmente non mi interessa il resto, però ognuno ha i gusti personali. Ci sono alcuni S che potrebbero essere interessanti per completare appunto il medaglion, per aggiungere Yokai alla vostra schiera di aiutanti, ma in definitiva a me non interessano, quindi non slotterò nulla. Ma anzi, vi farò vedere altro, La prima cosa da vedere ovviamente è qui nelle ricompense che si prendono andando avanti di livello. Siamo ancora una volta alle prese con i portali, come è già successo con Crystal Rovinella. Se avete fatto l'evento sapete a cosa andate incontro. Questa qui è Mirable, la palla mummia, che ha una grandissima salute tribù misteriosa. E mi interesserebbe, a livello 24 si sblocca. Dovremmo darci un po' da fare, ma andiamo subito a vedere le missioni quali sono, perché ho dato un'occhiata e la prima cosa da fare è sicuramente aiutare gli amici. Non è mandare lo spirito però, mi ha ingannato l'immagine. Bisogna aiutare, fatemi vedere, eccolo qui, finisce 50 volte gli amici. Quindi per aiutare gli amici significa dare loro un po' di salute. Non ricordo bene come si svolge questo evento, però ragazzi, se li aiutate 40 volte, 300 punti, che non fanno schifo a nessuno, Insomma, andiamo a vedere gli altri eventi, che è la cosa più interessante. Facciamo subito veloce. Lo stage numero 3, completalo con 95 secondi. Lo stage 6, completalo con 13 combo. Stage 9, completalo con il 40% di punti salute. Completa lo stage 13 con il rango B. Colleziona 35 stelle nella prima mappa di North Vista. Completa almeno 3 delle 5 missioni per la prima mappa di North Vista. E questa qui completa tutte e 5 le missioni per la prima mappa di North Vista. E quindi avete capito com'è l'andazzo, no? 1, 2, 3, 4, 5 per la seconda, 1, 2, 3, 4, 5 per la terza, e così via, insomma, sempre così è. Ricominciamo. Seconda mappa, stage 15, vai 2 volte in Fever Time, in delirio. Stage numero 20, sempre della seconda, Demonedo, completa il livello con Demonedo. Quindi con lei bisogna completare quello stage particolare. Stage 28, fai 6 sfere bonus, crea 6 sfere bonus. Se avete l'ultimo re Shogun, ve le droppa lui grazie all'abilità, quindi non ce n'è neanche bisogno. Ma se non lo avete, create un Wibwob di almeno 11 di grandezza per avere una sfera sicura, ok? Poi, completa il secondo stage segreto con la tribù generosa che fa almeno un danno da 6.000 punti. Quindi con uno della tribù generosa devi fare un singolo danno da 6.000 punti. Quindi portati 5 booster, portati 4 booster, uno della tribù generosa che picchia come i turchi e fai un danno di 6.000 boostando l'attacco. Devi provarci, è facile. Insomma, 75 punti. Mica ci sputi. Prendi 41 stelle nella seconda mappa di North Vista. Completa almeno 3 delle 5 missioni di North Vista. Completa tutte e 5 le missioni di North Vista, seconda mappa, per prendere la Gate Ball. Buono! Ora, terza mappa di North Vista, livello 31. Completalo facendo scoppiare solo 75 puni. Completa lo stage 39 con soli 3 Energimax, quindi più di 3 Energimax non li usate. Completa lo stage 45 con il rango A, questa sarà tostina. Completa lo stage segreto 3 con la Mirable, quella che abbiamo visto prima, la palla di quella mummia, il rango SS che si sblocca a livello 24. Bene, bene, completa.
tutte quante le stelle della terza mappa di North Vista. Ottimo! Completa le missioni, completa almeno 3 missioni delle 5 della terza mappa e completa tutte quante le missioni della terza mappa, che è molto importante perché si riceve lo skillbook. Lo skillbook aumenta le abilità dei vostri yokai e alcuni yokai hanno delle abilità. Tanto per fare dei nomi, Emma risvegliato, Kaksei Emma, ha un'abilità che boosta l'unione delle tribù. È tanta roba. Quindi, queste mie cari erano tutte le missioni. Ora, questa qui di aiutare, andiamo a vedere come funziona perché non l'ho capito neanche io. Vediamo come si svolge intanto l'evento. Partiamo col primo. Demonedo! Eccola, è lei Demonedo! Quindi si prende al primo stage. Ah, lei allora si fa amica sicuramente al primo tentativo. Non può essere altrimenti. Sì, perfetto, quindi sappiamo con chi completare quello stage. Ma dopo faccio un po' di editing e ve lo aggiusto tutto quanto io. Ora, dato che il gioco è bravo, il primo livello dei portali te lo fa fare per forza. Per forza, vediamo com'è. Quindi se si va di qua si possono aiutare gli amici, ma ora non possiamo, andiamo subito nel portale. Io guardo là sopra perché la webcam prima stava lì sopra e adesso mi confondo. Eccolo, qui si trova Crystal Coma Demone. Ah, se boostiamo l'attacco va male. Capito? Se boostiamo l'attacco ci va male, non possiamo boostarlo. Ecco qui purtroppo la registrazione del microfono si è interrotta. Iniziava a darmi problemi, oramai se avete visto gli altri video lo sapete. Comunque sia, ho battuto il primo livello di Shurakoma, quindi si fa facile, ok? Ho sbloccato la prima ricompensa. Ho aiutato gli amici e mi hanno dato appunto il bonus per aver completato le prime 3 missioni, quella di aiutare gli amici. E poi, insomma, lo vedete. Ok, purtroppo il microfono mi ha abbandonato, sta iniziando a rompersi, è un po' di giorni che fa così. Quindi niente, si è interrotto più o meno durante la battaglia contro Coma Demone. Allora, quello che volevo dirvi era, Coma Demone è facile, voi aiutate gli amici, appunto, come si fa per aiutare gli amici? Come si fa? Andate qui sul portale, cliccate sugli amici e ogni volta vi capiterà questi qui che hanno comunque sia un po' di bisogno di aiuto. Voi gli date il 10% della vostra energia vitale e in questo modo li aiutate. Quindi andiamo subito a vedere le ricompense. Riceviamo anche 5 sfere, non me ne faccio nulla. Ma se andiamo sulle missioni abbiamo completato parte delle missioni. Eccole qua, vedi? Già appaiono. Eccole qua, guarda un po'. Ho aiutato per 3 volte almeno. Bene, io direi che per questo video è tutto. Spero non ci siano altri problemi perché il microfono dovrebbe arrivarmi a breve, quello nuovo. Quindi si torna sempre di più alla grande. Bene Cucci, come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo come sempre in descrizione il link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!